Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della registrazione audio dell'interrogatorio di Giuseppe Autorino durante l'udienza del processo Alfieri, tenutasi a Napoli il 6 ottobre del 1994. Giuseppe Autorino era un membro di primo piano del clan Alfieri, faceva parte del gruppo storico. In questo video Autorino risponde per prima alle domande del suo avvocato Antonio Iossa e poi del pubblico ministero Antonio Laudati. La registrazione audio è stata presa dal sito Radio Radicale e fa parte dell'archivio di Radio Radicale. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo la registrazione audio. Dunque, data la presenza in aula dell'imputato Autorino Giuseppe, precedentemente latitante, e quindi, e per cui non ha potuto sottoporre l'esame, il tribunale lo interpella e gli chiede se vuole sottoporsi all'esame richiesto dalle parti. Autorino, le ha ascoltato? Lei vuole rispondere alle domande? Intende rispondere, ha detto, signor Intende Presidente, rispondere. quindi vuole sottoporsi all'esame. Che non si sente. Eh Va sì, bene. non c'è il microfono, Allora, l'amplificatore. può dire alla scorta di farlo venire avanti a noi? Torino, il PM cede ovviamente spazio alla difesa e si riserva il controesame. Va bene, allora il Tribunale dà atto che l'imputato a Torino Giuseppe intende essere sottoposto all'esame. Dà atto della rinuncia allo Stato da parte del Pubblico Ministero di procedere all'esame. Dato pertanto la parola al difensore di fiducia, avvocato Antonio Iossa. Prego, avvocato. Signor Autorino, io sono il vostro difensore di fiducia da anni che stiamo seguendo questo processo. Lei è stato sempre ritenuto assente, adesso è qui in aula. La prima domanda che le pongo. Lei ha partecipato a questa associazione camorristica che va sotto il nome del clan Alfieri e di cui si sta discutendo da più di 2 anni in questo processo? Non vi ha partecipato. Lei ha avuto occasione, non si sente, non, è mai un difetto dell'apparecchio. Ma lei ha conosciuto il signor Alfieri? Sì, signore. E come lo ha conosciuto? L'ho conosciuto perché eravamo paesani. Poi, diciamo, io ho concorso in qualcosa in questa associazione. Sì, andiamo a livello del. Eh? Io ho favoreggiato Alfieri, ma non un'associazione camorristica però. L'ho favoreggiato nella sua latitanza come ho fatto anche il lotto clandestino con lui. Questo è tutto. Ho capito. Ma è vero che l'Alfieri aveva un fratello che fu ammazzato in quel di Pompei? Sì. Che dopo l'uccisione del fratello, c'è stato uno scontro in sede addirittura regionale o nazionale tra Alfieri e i suoi accoliti e la nuova camorra organizzata di Cutolo. Sì, ma questo attraverso i giornali, no, però io non lo so, perché riunione con loro non l'ho mai fatta, diciamo. Dagli atti risulta attraverso le dichiarazioni rese da Alfieri, da Calasso e da altri,
Si dice che il clan Alfieri era composto da un nucleo storico, da una direzione, e che lei faceva parte di questa direzione, secondo queste accuse che vengono rivolte, e che quindi si riuniva questa direzione e che questa direzione decideva la soppressione delle persone, degli avversari che dovevano venivano coinvolti in questa guerra spietata tra il clan Alfieri e il clan Cutolo. E che, chiarisco ancora, tutti quelli che facevano parte del clan Alfieri avevano creato delle autonome e imperante clan nelle varie zone assegnate, mentre si dice che lei non avesse avuto nessun clan per niente, che era una persona molto legata ad Alfieri e quindi coerente, fedele. Alfieri ha detto che lei le ha salvate parecchie volte la vita. Tutte chiacchiere. Ma di questi scontri tra Alfieri e Cutolo lei non ne ha partecipato mai? Io non so proprio niente di questo. Volendo per un attimo entrare più nei dettagli di alcuni episodi eclatanti, hanno raccontato Alfieri, Calasso, Cuomo, Delli Paoli, eccetera, durante il corso di questo processo. Sono questi signori che vanno sotto il nome di collaboratori della giustizia, altrimenti detti pentiti, che lei ha partecipato ed è stato un uomo pieno di coraggio che ha guidato un pullman per la strage di Torre Annunziata. E indicano lei, questi, ripeto, sono fatti che sono emersi dalle dichiarazioni, e indicano in lei colui il quale guidò il pullman nella sede del clan Gionda, innanzi al circolo dei pescatori, al club pescatori, in quel di Torre Annunziata, simulando una gita turistica di alcuni credenti fedeli alla Madonna, che si portarono in quella piazza, e lì poi si verificò la cosiddetta strage di Torre Annunziata. Dicono che un uomo sia stato all'altezza della situazione di guidare in questa piazza. E un altro fatto molto eclatante, questo sarebbe del 26 di agosto, concludo subito, così lei può rispondere a tutte e due, questo sarebbe quello del 26 di agosto dell'84, ma c'è quello del 10 di giugno dell'84, sempre, che va sotto il nome dell'assalto al clan Nuvoletta di Poggio Vallesano, dove si dice che lei, in compagnia di Galassi, in compagnia di tale Giuseppe Luoc e in compagnia soprattutto di Antonio Bardellino, che Antonio Bardellino avrebbe avuto tanta stima di lei, ci si è organizzato tutti insieme, ci si è organizzata presso la masseria dell'onorevole Chiacchio, allora deputato del Movimento Sociale Italiano, con 5 auto, e si è fatto l'assalto al Poggio Vallesano. Questi sono i due fatti eclatanti del 1984, dove indicano questi signori lei come un lì attorno addirittura colui che ebbe il coraggio di dare esecuzione. A Poggio Vallesano colui che affianca Bardellino ebbe il coraggio di assaltare quella che era la fortezza inespugnabile del clan Nuvoletta. Niente questa, avvocato. Comunque, se per la strage di Torre Annunziata vorrei dire una cosa. Lei deve dire, siamo qui viene tutto registrato, lei sta stando di via, lei deve dire quello che sa. Io c'ho un alibi. No, precisiamo che lei non è nella veste di collaborante, né o altrimenti io, se sarebbe quello il reato alla quale io dovrei essere condannato, secondo me uscirei assolto. Gli altri non ce n'ho. Comunque la strage di Torre Annunziata, per far capire a questi banditi come sono, bugiardi e carogne. Il figlio, io stavo a villeggiare con la mia famiglia a Marina di Campo, Isola d'Elba, e c'era anche il figlio di Carmine Alfieri con me. Lo potete mettere anche a verbale. Guardi, mi viene tutto registrato. Quando lei parla, la stanno di via, subito registra tutto. Si incappa una parola. Ecco, c'era il figlio di Carmine Alfieri, cioè Antonio Alfieri, con un altro, con il cugino, cioè ancora Antonio Alfieri di Pompei, se non vado errato il cugino. Però il figlio era sicuro che stava con me all'Isola d'Elba. Ecco. Nel momento in cui, sì, nel mese di agosto? Giorno 6 siamo partiti da Napoli
L'ho portato con me perché lui è venuto con me 4-5 anni a villeggiare, sempre all'Isola d'Elba. Stava con me e stava fino alla fine di agosto. A fine di agosto siamo rientrati a casa, al che io sentii la notizia per telegiornale all'Isola d'Elba, diciamo. Mi permetta a tale proposito, poi lei ci risponderà, poi lo suppongo che lei sa. Prima che sicuramente l'illustre rappresentante del pubblico ministero, il dottor Laudati, glielo chiederà. Sì. E quale interesse allora hanno Alfieri, che dice che è stato ideatore ma che non ha partecipato, quale interesse ha Galass, che riferisce ma non ha partecipato? E beh, questi non hanno partecipato perché l'uno se ne stava sulla Costa Azzurra e l'altro dice che non partecipava mai perché aveva paura anche di una pistola, perché lui diceva il rosario, la dice non era una battuta. E essa aveva come a riferire che quella mattina lui fu imprudente, non osservò una sua raccomandazione di mettersi il giubbotto antiproiettile. Ecco. Vorrei, come difensore, appunto, ho l'esigenza di domandarla per avere una spiegazione. Cioè, questo qua, nel momento in cui dice... Io non lo so questa cosa. Dove vanno a prendere tutto questo marchio? Ci sono stati contrasti, forse... Tutto questo chiacchiere, dove li vanno a prendere, io non lo so proprio. Quindi, lei è stata all'Isola d'Elba con il figlio di Alfieri. Sì. E poi c'era il problema di Poggio Vallesano, che stavamo dicendo. Ma non è vero, perché io, per esempio, questo Bardellino non lo conosco proprio, ecco, un altro fatto che non l'ho mai conosciuto, mai. Poi c'è Alfieri, che fa Alfieri? Conferma questo fatto di Bardellino? Sì, lui dice che è stato fatto, organizzato, che lui non ha partecipato perché lui non partecipava mai. Secondo me o si passano le voci, o non lo so, cari... Cioè sì, quello che dice Galass... Uno lo dice un altro, perché sono alternati questi banditi. Galass all'inizio, poi Alfieri dopo, poi uomo dopo, e allora fra di loro si passano, perché già vedono le carte uno con un altro. Ma lei non deve formulare questa ipotesi, lei deve rispondere sui fatti, sì. Se sono veri o non sono veri. Non sono veri, signor Presidente. Si dice che, dice Alfieri, che lei addirittura ha partecipato allora al sequestro... del signor Catapano, e che fu portato in una località di Piazzolla, dove questo qui era accusato di essere stato colui che aveva ideato e fatto eseguire l'uccisione del fratello Salvatore, e che quindi doveva lavare l'onda del sangue che aveva avuto in famiglia, dell'uccisione, dell'ammazzamento del fratello, e che in quella circostanza lei a Torino fu uno di quelli che all'altezza della situazione riuscì in questa brillante operazione. Lei non deve usare alcuni termini durante l'esame. Non deve parlare di coraggio, non deve parlare di brillante operazione, non deve aggiungere alcun giudizio di valore a questi fatti, no. Semplicemente enunciarli all'imputato, il quale risponderà. Sì, Presidente, non lo farò più, però queste sono le cose che ha detto Alfieri, non ho detto io, non mi permetterei mai di inventare. Sì, ma evitiamo questi giudizi di valore. Comunque, ha detto così che in quella circostanza le fu dato il coltello. Forse mi sbaglio, proprio da lei, perché lui punisse... Ma non è vero proprio niente. Adesso voglio dirle una cosa. Io questi reati, io fino all'83 non c'ero nella zona di Piazzolla, diciamo. Perché stavo in Alta Italia, mia moglie aveva un posto in scuola in Alta Italia. E io stavo là, insieme a mia moglie. Scendevo qualche volta ogni tanto perché mi facevo un po' di commercio, no, e basta. Perciò queste sono tutte bugie. Lei è ritornata nell'84, ci siamo al tribunale. Io sono ritornata fine 83, cioè a inizio 83, fine 83. Fine 83, ecco. Inizio 84. Quindi fino allora tutto ciò che si racconta, fino all'inizio dell'84, addirittura non è proprio il caso di fare... Non esiste proprio, lo dichiarai al dottor, signor... Dottor Laudate. Lei disse, no, ma non fu verbalizzato, fu detto, lei disse io non c'ero, non ci stava, eccetera. E quindi poi dall'84 fino ai giorni nostri, lei ha avuto soltanto la funzione di apparare di lotto clandestino, cioè come si faceva questo? Questo ho fatto io, sì. Cioè l'accusa di lotto clandestino? Che... Lotto ho favoreggiato Alfieri tutta la sua latitanza, fino al 90, fin quando non ero io latitante. E...
Lei è anche accusata, lo ha letto ultimamente, attraverso, oltre al fatto che io l'ho informata a suo tempo delle accuse che venivano formulate, poi ha letto anche l'ultima ordinanza custodiale emessa dal GIP, quella dell'operazione Maglio, quella di 101, che lei ha ricevuto in carcere. Ma prima ancora lei ha ricevuto infatti le citazioni per le preliminari in cui lei è accusato di aver contribuito ad ammazzare Giuseppe Rucco, ad ammazzare Malventi, che erano, facevano parte. Lei conosceva Giuseppe Rucco? Giuseppe Rucco lo conoscevo, sì, perché è di Piazzolo. Malventi non lo conoscevo. Ecco. E dice che questi due omicidi... Non è vero. Poi ancora accusano, lei è accusata per quanto riguarda i fratelli Pizza, i tre fratelli Pizza, che lei sarebbe stata l'autore. Assolutamente non è vero. Per quanto riguarda i rapporti sul piano dell'estorsione che si verificavano nella zona, i rapporti che si sono avuti con gli imprenditori, i rapporti che si sono avuti con i politici, quindi, ma lei sapeva che Alfiere faceva estorsione, quindi aveva un clan. Lo sapeva questo, che aveva un clan e che commetteva, facevano delle estorsioni? Oddio, qualcosa certamente lo sapeva, è logico. No, quello che sapeva, quello che facevano queste persone. Ma alle estorsioni non lo so quello che ha fatto. Ok. E per avviare rapidamente a conclusione questo intervento mio dell'esame, per quanto riguarda il periodo dall'84 in poi, quando lei è stata in zona, In quel periodo si incominciarono delle grandi opere pubbliche nell'ambito dell'agro nolano, fra cui si incominciò e fu poi inaugurato il CIS, si fecero grandi opere infrastrutturali stradali enormi, fra cui la tratta, così si chiama, aerea, ferroviaria della Vesuviana, il raddoppio, si fece l'insediamento della Lenia, del Parco Teno, dell'asta Valliva dei Reggi Lagni. Si dice che in tutto questo il clan Alfiere sia intervenuto pesantemente, abbia condizionato tutti questi lavori subappalti e che lei era uno di quelli che... Io le faccio, non l'ho letto quindi, questo. Avvocato, ma dove sta scritto questo? In tutti gli altri processi, in tutte le altre cose, non in quella... Mi sembra che io non ci sto in questa cosa. No, lei ha letto soltanto l'ordinanza custodiale di queste dei 101 e non si parla di questo. In questo procedimento e in altri procedimenti per i quali andremo a fare le udienze preliminari, domani, dopodomani, ancora quelle che verranno, si parla di queste cose. Io non so niente di queste come cose. Si sta facendo, siccome lei si è sottoposta all'esame... Che Carmine Alfieri l'abbia fatto lui tutto questo, e mo adesso butta la vermutta sopra di noi, diciamo, butta le colpe a noi, è un altro discorso, non so, diciamo a me però, non a noi. Io non so niente assolutamente dell'estorsione a queste ditte che state a parlare. No, e alle ditte, ai lavori che si facevano, ai grandi appalti pubblici, e ai subappalti che si dovevano concedere. Te lo sto a dire, assolutamente. Lei non si è mai interessata di queste situazioni dove no, si siano state... No, io solo una volta, perché lui mi disse va a ritirare dei soldi da Maione e io sono andato a prendere i soldi da Maione e basta, due volte mi sembra. Questo. Ma come fatto di camorra? Come fatto di camorra? Ma non lo so, perché lui mi disse... Carmine Alfiere, vedi che Maione ci deve dare dei soldi, okay. Insomma, diciamo, e io sono andato a prendere. Ho capito. Okay. Quindi c'è stato un episodio così sporadico di questo. Sporadico, esatto. Oh, e per quanto riguarda i problemi degli altri coimputati in questo processo e poi sono coimputati in tutte le altre, per esempio... Lei ha avuto rapporto con Sepe Marzio, con Moccia, con Cesarani, conosciuto queste persone adesso che oggi, se mi fa completare, sono qui indicate come partecipanti a questo clan e poi stanno dislocate nei vari procedimenti che saranno riuniti stiamo in sede di udienza preliminare. Adesso vi dico subito, Sepe Marzio l'ho visto una sola volta, in occasione lo incontrai a Saviano
e gli diede un passaggio per Nola. Basta, chiusi il discorso e non lo vedi più. Altre persone, diciamo, questo Cuomo, questo Cavasso lo conosco, giustamente. Cesarano non lo conosco, solo attraverso, insomma, diciamo, i giornali e compagnia. Moccia non li conosco. Ecco, all'epoca, diciamo, 84, 85, 86, può anche darsi che qualcuno di questi sia stato a casa mia e io non l'abbia visto, perché Alfieri veniva spesso a casa mia, situato una casa, io abitavo in una masseria, una casa con un pian terreno e un pianerottolo, al che c'era un ingresso e un pianerottolo, al che c'era un ingresso, anzi due ingressi, uno si accedeva in una cucina e un altro in un salone. Alfieri si metteva nel salone a casa mia, qualcuno veniva e entrava là. Io non c'era, diciamo, presente, essendo che stavo in cucina, qualche volta c'era qualcuno e non l'ho visto, come infatti io il pentito Cuomo, il pentito, quell'altro pentito, là, l'Aiola, come si chiama? Là. Costantino d'Aiola. Quell'altro pentito. L'Aiola. Se li vedo forse non li conosco, perché sì e no l'ho visto uno o due volte. Adesso attraverso il giornale mi vengono presenti qualcuno di quelli. Questo è tutto. E Galassi le ha detto che lo conosce? A Galassi io l'ho visto 3-4 volte. Avevano un'azienda che avevano questa attività di autocarro. Ma i Galassi, diciamo, io conoscevo il padre insieme con mio fratello, perché abbiamo comprato 20 anni fa, 22 anni fa, qualche autotreno da loro. Ma il figlio non lo conoscevo, la verità. E avevano queste aziende di autocarro. Il figlio l'ho visto a casa mia l'84, l'85, così. 2-3 volte, questo è tutto. C'è stato un episodio, si veniva alla ricerca di latitanti, fu scoperto un luogo, un appartamento, dove fu trovata una sua tessera e furono trovate delle armi. Sì. E di queste c'è una specifica accusa, esatto, per quanto riguarda le armi e per quanto riguarda appunto quella tessera sua, che è risultata quindi alterata, falsificata, ma che si apparteneva a lei, fu trovata in questo. Ma lei frequentava quel luogo? No, io adesso lo spiego subito quel luogo. Passai un solo giorno, una sola notte e un solo giorno, e poi me ne andai di là. Mio fratello mi disse che era di un amico suo, di Ottaviano, e siccome io a mia moglie non la vedevo da diversi mesi, e siamo stati in questo luogo, e basta. Il giorno dopo me ne sono andato. Dopo un paio di giorni ho incontrato a Gennaro Alfieri in una campagna. Al che Gennaro dice: io sto in problema, così così. Io avevo sentito, insomma, diciamo, che Gennaro effettivamente era latitante. E dico: Gennaro, io non c'ho posto, io sono stato a tale casa, così così, per una sola notte, però me ne sono andata. Poi il resto non so niente più. In quell'occasione dimenticai la patente, e siccome io non andavo soggetto, perché camminavo in strada con la patente che mi serviva, non mi ricordai proprio di quella patente, che poi successo dopo 7, 8, 10 giorni, non ricordo preciso, hanno trovato questo Gennaro in questo rifugio. Questo è tutto. E che attività svolgeva nell'83, poi quando l'84, quando è venuto? Che attività? Io facevo l'assicuratore. L'assicuratore? Sì, signore. Ha fatto anche il camionista? Ho fatto il camionista 20 anni fa, fino al 79, all'80, così. Ok, poi dopo ha fatto l'assicuratore. Dopo ha fatto l'assicuratore. E per quanto riguarda lei, esclude quindi per i rapporti di attività imprenditoriale, per tutto questo che si è svolto in tutta la zona, lei esclude categoria? Non so assolutamente nulla.
dire di cui lei ha accennato, che faceva e svolgeva, e con questo lotto poi c'erano interessi anche di Alfieri in questo lotto? Come no? Noi lo facevamo, diciamo, insieme. Insieme ad Alfieri? Cioè, Costantino Ruggir, coimputato in questo processo, esatto, Costantino. Lui giocava. Chiedo scusa, avvocato, sto parlando di Costantino. Lui giocava e prendeva la percentuale. Portava a noi, diciamo, tutti i biglietti di questo lotto con i soldi. Al che io e Alfiero facevamo i conti, davamo il percentuale a Costantino e basta. E il restante ce li prendevamo noi. Ok. E cioè si divideva con Alfieri? Ma Alfieri, non so, a me mi dava una quota e poi il resto se lo poteva lui. Ho capito. Poiché aveva esigenze, rifugi, destra e sinistra, e allora lui faceva regale qua, là, e allora io non lo so. Giorgio, spontanea domanda, lei sapeva perché Alfieri era latitante? Come no? E per che cosa? Era latitante per la strage di Torino. Ho capito. Ecco. Ah, per la strage di Torino, ma poi fu assolta per questa strage. Sì. Fu assolta per questa strage. E l'accusa proprio in questo processo ci ha portato una serie di telefonate che sarebbero state intercettate, fatte pure una perizia. Sì. A suo tempo c'era ancora il giudice istruttore che fece queste qua, che era il dottor Mancuso. E in queste ci sono delle telefonate che lei avrebbe fatto e che avrebbe parlato. Stiamo a fare eccezioni insieme. Vabbè, e quindi sarebbe la sua voce telefonata in cui si è parlato di questo fatto della strage, della possibilità di essere assolto, eccetera. Quindi lei era informato su questa situazione? A me l'aveva detto lui, che ce la faceva ad uscire assolto, diciamo. Ecco. Ho capito. Ma lei non era imputata nella strage? No. Non era imputata allora nella strage. Nel senso, non sto dicendo che era responsabile, cioè non c'era nessuna imputazione a suo carico. L'imputazione era a carico di Alfieri, di Mercurio, Plasì e l'altri, eccetera, che erano imputati allora di questo fatto. Ma lei, in queste intercettazioni che fanno parte, sono state acquisite qui al processo, parla di alcune cose specifiche, di alcuni episodi specifici, quindi fa dei riferimenti. E le dico questo perché certamente sarà il pubblico ministero a domandare. Lei esalta Alfieri e lo mette come un dio, dice che Alfieri era un dio e che quindi avrebbe vinto questa causa, eccetera. Da dove nascevano queste sue convinzioni e questo suo concetto? Cioè, ma lui senz'altro nasceva dal processo che, diciamo, lui diceva che non c'era niente. Che non c'era niente. Ecco. E un'altra domanda, perché poi ritengo che, così come non ci sia per la difesa altre domande da farle. Oh. Lei ha conosciuto anche, in questi processi si parla che lei ha conosciuto un tal Ambrosino Angelo, coimputato, eccetera. Sì, sì, come no. Come l'ha conosciuto? Lui abita a 50-60 metri da casa mia. Okay. Fa l'impresa di elettricità, è un bravo ragazzo, non è che lo voglio dire io, però sono lavoratori, diciamo, sia lui e sia il fratello Franco. Ecco, lui automaticamente aveva un ufficio, siccome io avevo una relazione, diciamo, e chiamavo e facevo qualche colpo di telefono, non potevo farlo da casa mia, e mi approfittavo dell'ufficio di Angelo, che lui, questo è tutto, diciamo. Assegno, lei aveva un assegno che lo porta. Ma l'assegno senz'altro ce l'ho dato io, poiché lui mi fece, mi ricordo bene che questo assegno ce l'ho dato, perché lui mi fece un lavoro a casa, mi mise delle illuminazioni fuori alla casa e io gli diedi questo assegno. Lei sa che un'altra accusa, credo che lo si ricorderà, un'altra accusa molto forte da parte dell'ufficio del pubblico ministero è quello che lei avrebbe un reddito sproporzionato a quelle che erano le sue attività e quindi avrebbe trasformato la casa, come sa, cioè è stata sottoposta alle misure di prevenzione e quindi anche di confisca di sequestro. Sì, sì. Vecchio fatto, no, ma adesso si stanno facendo le esecuzioni.
E quindi si dice che lei avesse avuto questo reddito, non lo si poteva giustificare. E lei invece aveva quindi un reddito abbastanza considerevole attraverso l'attività di assicuratore. Io adesso non ricordo preciso, però senza altri dei redditi, che io ho pagato anche le tasse, roba, ecco. Io stavo in mano al fiscalista, diciamo. Poi mia moglie è stipendiata. Ecco, lo dica, sua moglie è impiegata. È stipendiata in scuola. È applicata di segreteria? Sì. C'ho mio suocero che ha 3 pensioni di guerra, là, governo, no? E ha sempre aiutato a mia moglie, diciamo a noi, perché ci ha dato sempre i soldi. E questo è tutto. In economia, piano piano, abbiamo fatto questa casa. Lei conosceva anche tale Raffaele detta Cammanataria? Come si chiamava di cognome? Raffaele la Cammanataria, sì. Tufano Raffaele. Sì, me lo ricordo bene. Era di Piazzolla anche lui? Sì, buon'anima di Raffaello. Accusato di far parte dell'associazione. Poi sì. È morto, per come è morto non ci interessa in questa sede. Il giornale, l'accusa si è parlato che Alfieri avesse dei grossi capitali ricavati da queste estorsioni. Ora la domanda è questa: lei ha detto di non aver partecipato a estorsioni ed altro, ma Alfieri dovrebbe essere quindi depositario di forte somme se ha svolto questa attività, insomma lei ha saputo perché stava in questo ambiente, perché si dice poi che lei avrebbe contribuito a questo grosso arricchimento di Alfieri, perciò pongo la domanda, non per un fatto di curiosità. Cioè io ho contribuito a far arricchire Alfieri? Sì, perché Alfieri avrebbe, dicono i giornali, avrebbe gestito una cosa come 1.500 miliardi da queste attività estorsive attraverso i lavori. Ma contribuito come? Cioè facendosi pagare, estorcendo dai... Io andavo a fare l'estorsione, poi prendevo i soldi e le davo Alfieri. Avrebbe contribuito... Stando secondo l'accusa, facendo parte del clan, cioè, Alfieri dice che lei gli ha dato i soldi e che lei non profittava di una lira, quindi avrebbe raccolto denaro. Non profittava di una lira, lui intendeva forse il lotto clandestino che maneggiavo io. Diciamo. Confondeva. Ecco, ma non l'estorsione. No, lui alludeva all'estorsione. Non soldi, esiste proprio. A questo fatto. Ma le risulta che c'erano imprese che per lavorare e per fare dei lavori avevano bisogno di rivolgersi ad Alfieri perché potessero avere dei subappalti per quest'opera pubblica. Questo lo sa Alfieri, avvocato. Io non lo so. Questione che non... E poi il migliore di lui perché è pentito. Nessuno lo sa dire questo, no? Lui l'ha detto. Lui l'ha detto che questo che sto dicendo, lui ha detto che se lo vedeva lui con questa cosa. Aveva chi poi, e dice che poi riuniva la direzione storica e divideva i soldi. Ma quando mai? Che divideva? Ma poi a me non mi spettavano e non divideva con me. Quindi anche se divideva, a lei non spettavano questi soldi? Ma a me non spettavano perché io purtroppo non facevo parte. Ma per sentito dire, secondo lei, in tutta questa grossa attività, quindi non dovrebbe essere... Uno senza soldi dovrebbe avere allora i soldi. È logico. È logico, cioè li dovrebbe avere. Certamente, è logico. Secondo quanto lei può apprendere, quanto può dedurre, e forse anche parecchi soldi. Perché prima dice allora che faceva l'estorsione, poi dice che anche che sto senza soldi, è vero? Sì, così è. E allora come si spiega questo fatto? No, lui dice che lei non si prendeva i soldi, ma che i soldi gliel'ha portati. Cioè, ma che mi dava la quota, giusto? E poi dice pure che io sto senza soldi. No, che non gli dava la quota, che a lei non dava la quota, che lui divideva nell'ambito della direzione storica alla quale non partecipavano gli altri. Ma per esempio, il signor Alfieri nel rispondere, nel dire tutto ciò che secondo lui ha dovuto dire in questo processo, ha detto che
ci sono anche degli altri coimputati in grossi processi di omicidi che però non facevano parte della direzione storica e non rientravano nella direzione storica, non partecipavano. Ma io queste come cose non le so proprio. Davino Fiore, come altri, che non, che era sempre la direzione storica a dover decidere certe situazioni. Questo non lo so, non gli so dire niente. Ma Galassi veniva spesso nella zona di Piazzullo? Io l'ho visto 3-4 volte, non di più. Non di più. Io non ho altre domande per il momento, grazie. Sta l'esame del piano. Posso? Il commissario vuole procedere al controesame? Sì. Autorino, le posso fare qualche domanda? Lei ha intenzione di rispondere alle mie domande? Sì, senz'altro, perché no? Però quello che ricordo, qualcosa che non ricordo, io non le faccio non solo rispondo. Qualche domanda. Se dottore, lei non ritiene di ricordare, non ricordo. Vede, lei è arrivato solo adesso in questo processo. Questo è un processo che purtroppo per noi si articola da anni, quindi sono state dette tantissime di quelle di cose. E io, se insomma, avrei intenzione di non parlare affatto di Galasso. Di Galasso non voglio assolutamente parlare, lei ha già spiegato. D'accordo. Non voglio parlare di Laiola, lei già l'ha detto. Non voglio parlare neanche di Cuomo. Cuomo ha detto a questo dibattimento che avrebbe fatto circa 40 omicidi insieme a lei. Ma non ne parliamo proprio, non ne voglio parlare proprio di Cuomo. Non voglio parlare di Delli Paoli. Non voglio parlare di Pepe Mario. Lei Pepe Mario forse non l'ha conosciuto proprio, l'ha conosciuto. Pepe Mario? Non ricordo, dottore, vedete, perché io gli ho detto la casa come era situata, può anche darsi che sia venuto. Non ne parliamo, però... non voglio parlare di Domenico Esposito, che sarebbe uno di Polvi, che era uno di Pasquale Russo, ma no, non ne parliamo. Non lo conosco proprio, perché questo qua che ha detto mi conosce. No, non ne parliamo proprio, cioè. Non voglio parlare, c'è sta Vinci Guerra Clemente, era uno che lavorava per Costantino Ruggiero, che faceva qualche cosa, ma anche di questo non ne parliamo proprio. Neppure voglio parlare di un certo Lauro. Ma chiedo scusa, dottore, voglio dire una cosa, se mi consente. Ma queste persone che mi state a dire, loro dicono che mi conoscono, scusa. Certamente, cioè, voglio questo. Ma non è vero, scusate, se voi vedete bene, questo Vinci Guerra dice che lui era amico di Costantino, però non amico mio, e cioè non conosceva me. Perfetto, vabbè. Sì, questo è vero, Vinci Guerra non ha mai detto di averla incontrata personalmente, la conosceva nell'ambito di rapporti che lui aveva con Costantino, ma non ne parliamo. Neppure parliamo di un certo Lauro Giacomo Ubaldo, che sarebbe un calabrese, il quale ha detto due cose, solo per dare le notizie. Una ha detto che di essere stato latitante nella zona di Piazzolla. Questo è importante perché dice che proprio nel periodo in cui sua moglie stava in Alta Italia per motivi di lavoro, quindi periodo 82-83, lui sarebbe stato, diciamo, latitante nella zona sotto la sua, diciamo, con il suo aiuto. Con il mio aiuto. Dice lui. Ma io non lo conosco proprio questo. E poi dice di aver avuto delle armi molto potenti, delle Sig Sauer, mitragliatori, 300 di calibro, perché dovevano fare degli omicidi con macchine blindate, e lei gliel'avrebbe fatta arrivare in Calabria. Ma anche di questo, giusto per dire, non ne parliamo proprio. Ma questi sono pazzi. E Alfieri cosa ha detto in merito a questo? Allora, questi sono pazzi, lasciamo. Dottore, il riscontro di Alfieri che ha detto? Adesso glielo dico. Io voglio parlare con lei di una sola cosa. Di Alfieri. Sì. Io mi sono segnato delle frasi che Alfieri ha detto nel corso di questo dibattimento, non a domanda mia, a domanda del suo difensore, che cercava di fare una difesa per lei. E Alfieri ha detto, l'udienza del 5 maggio 94, quando poi lei avrà possibilità di leggersi i verbali, li controllerà, ha detto Alfieri, Autorino ha parlato sempre con la mia bocca. Autorino ha avuto sempre per me il massimo del rispetto e il massimo dell'educazione. Ha detto, se io sono vivo, lo devo ad Autorino Giuseppe. Adesso, in questo processo, lo accusa di cose terribili. Adesso vedremo un attimo. È successo tutto quello che è successo. Ma secondo me, dottore, scusate, la grossa pavidità di queste persone, no? La grossa pavidità di Alfieri soprattutto, no? Gli tarla il cervello, gli ha tarlato il cervello a questa persona. Gliel'ha tarlato adesso? Ma non lo so, penso che adesso l'ha tarlato il cervello. Perché? Che cosa è successo? Perché? È perché tutte queste cose sono tutte chiacchiere, tutte stupidaggini. Io omicidi non ne ho fatte nemmeno uno. Sì, ma lei aveva
come dire, rispetto di Alfieri. È vero che lei parlava con la sua bocca. Ma io è vero che avevo rispetto per lui, e questa è la verità, che rispettavo quella persona, adesso lo schifo giustamente a questo qua. Però io non so come fa lui a dire certe cose qualora io non ho fatto niente, vedete, ad avvallare le tesi di Galasso. Perciò, che è successo? Galasso, ma no, io non lo so, perché poi questi banditi, vediamo un po' una cosa, una volta hanno detto una cosa e si hanno riservate delle persone, dopo si hanno ripreso, io non lo so qua che cosa succede. Perciò, un pezzo alla volta, alla fine si riuscirà a ricostruire tutto. Sai perché le dico questo? Cioè, io delle telefonate, come diceva l'avvocato, non ne voglio assolutamente parlare, però delle telefonate ci sono delle frasi, 1990, sì, non proprio medioevo. Sì. Lei parlando a telefono parla di una persona e dice: il nobile, quello effettivamente nobile, è pure di buona famiglia, quella è una persona piena di cultura. E mo adesso vi dico una cosa, dottore. Quello è un personaggio fantastico. Sì. Poi è molto sincero con me, sincero anche con il cuore. È vero questo. Però, finisco prima di leggere. Poi dice: ti dico una cosa. 9 anni fa gli ammazzarono un fratello nella giornata di Santo Stefano. No, quella era una telefonata, questa è un'altra. Sì, sono fra io, l'ho pigliato, parliamo sempre della stessa persona. Sì. Parlando del fratello, sì. Salvatore, che uomo d'oro, ed era un coraggioso. Era il fratello, sì, il fratello, per l'amor di Dio, non lo dimenticherò mai. A quell'uomo gli volevo molto bene, ero molto legato a lui. E anche lui lo era con me, diciamo. E lei dice che porta dei fiori ogni anno, il 26 dicembre, proprio per dire questo. E poi, proseguendo, dice: perché la nostra è come una famiglia, il nostro è un bene fraterno, è come una famiglia, dato il rispetto. Un po' di rispetto in più al fratello maggiore, è come se io avessi un padre. E poi con i fratelli si litiga, si scherza, ma ci sta questo rispetto, eccetera. Cioè, leggendo questo si ha un'idea della, scusi, venerazione che lei portava per Alfieri. Sì, un attimo solo volevo dire, il fattore del discorso, il nobile, il poeta, quella telefonata là assolutamente non è Alfieri, è un'altra persona a che io non posso nominare. Vabbè. È una persona. No, io facendo il collegamento, perché dicevo il perché poi è una brava persona, una persona diciamo apposta, a che scopo a nominarla, diciamo. E non è Alfieri. Al riguardo che dico, le famiglie e tutte queste cose, non mi riferisco a quello che intendete voi, diciamo, la famiglia fossero tutti questi camorristi e cosa va. No, è perché Alfieri, vedete, anche quando era latitante, lui stava spesso a casa mia, questo l'ho detto, no? Qualche volta, no? Se no cambiamo microfono, diciamo quella. Allora le stavo a dire, dottore, in occasione di qualche festo, Pasqua, Natale, qualche volta è stata anche a casa mia a pranzo perché era latitante e giustamente stavano i bambini, roba, una famiglia, i fratelli, roba, si parlava di queste cose, ma non è che si alludeva a quello che magari le immagini. Esatto. Come dire, non mi interessa tanto il problema famiglia, eccetera, cioè vedevo dalle cose che ha detto Alfieri e dalle cose che immagino ha detto lei, cioè un rapporto di tale... Ma un rapporto che per non riesco a capire adesso che cosa è successo. Ma io un rapporto gliel'ho detto, io lo stimavo, non è che. Ma scusate, questo mi accusa di omicidio, che cosa devo? Lo devo stimare ancora a questa persona. E allora parliamone un attimo di queste cose, perché il suo avvocato le ha fatto qualche, come dire, accenno. Allora, io perdiamo 5 minuti e voglio un poco ripercorrere
10 anni di vita spericolata, delle accuse che sono state formulate nei suoi confronti in questo processo, è solo quelle di Alfieri, senza parlare di altri. Allora lei può parlare quello che vuole. Allora, 26 dicembre dell'81 succede l'omicidio di Salvatore. Non so se lei ha sentito parlare anche del fatto che fu ucciso anche un fratello di Galasso con una breve distanza. Sì, l'ho letto nel concerto di Nino. Sì. E quindi diciamo che secondo la ricostruzione che è stata fatta in questo processo, da questo momento comincia una guerra con i Cutoliani. 6 gennaio 1982, quindi siamo a pochi giorni di distanza dal 26 dicembre 1981, viene ucciso Alfonso Catapano. E secondo le indicazioni che ha fornito Alfieri, che hanno fornito anche altri, Alfonso Catapano fu ucciso proprio come risposta all'omicidio di Salvatore Alfieri, fu prelevato a casa sua, fu portato a Piazzolla, torturato, e sarebbe il fatto della famosa coltellata che avrebbe dato Alfieri, nel senso Alfieri sostiene che l'unico omicidio che lui ha commesso, su richiesta dei suoi uomini, per vendicare l'affronto della morte che era stata suo fratello. Questo fatto è completamente inventato. E adesso vi dico anche perché. Vedete, il 6 gennaio dell'82, come dice lei, la Befana, io, la Befana. Scusate, io ho una famiglia con 4 bambini, mia moglie stava nel Settentrione, provincia di Como. Rimanevo la mia famiglia là e stava giù, non ho capito. Io non lo so. È proprio in occasione a feste natalizie, là, il 6 gennaio. Benissimo, quindi a prima accusa falsa. 19 aprile dell'82, lo stesso anno, viene ucciso Alfonso Rosanova nell'ospedale di Salerno. Secondo delle indicazioni, ospedale Procida, secondo delle indicazioni che erano state date da Citarella e dall'ingegnere Sale Pinkerton. L'ho letto. Lei l'ha conosciuto, Sale? No. Pinkerton. E lei farebbe parte, secondo dice Alfieri, di questo comando che va in questo ospedale a uccidere questo, e viene raccomandato di non uccidere le persone della scorta, perché doveva essere un'operazione pulita, perché questo era piantonato in ospedale. E questo fatto avviene lo stesso giorno in cui Cutolo viene trasferito da Ascoli Piceno e viene trasferito all'Asinara. Quindi anche questa accusa falsa. È farsissimo. Ma poi là io noto un altro fatto, che là sono usciti i banditi più recenti che dicono versione diversa. Chi dice Alfonso, che è andato... No, per Alfonso Rosanova, no. Come no? Scusa. E qual è la versione? E cioè Galassi dice una cosa, poi viene quell'Aiola che ne dice un'altra. Dice, i partecipanti, chi dice che sono delle persone, a chi dice sono altre persone. Allora, io le devo dire come dovere accusatorio che è vero che ci sono delle discrasie sui partecipanti, qua si va di domande omicidi, però no, ma quello sta però scritto. Fortunatamente per lei tutti indicano la sua presenza, ci può essere qualche errore quindi c'è effettivamente una congiura e un complotto, secondo me c'è divergenza su qualcuno eccetera, però per questo no. Andiamo avanti perché anche questo è fatto. 25 maggio 82, Auricchio Salvatore, qua ci sarebbe stato un appoggio presso D'Amora, Catello D'Amora, un altro che è stato ucciso per questo motivo, e anche lei farebbe parte di questo... Per esempio là, lo stesso i banditi che ho letto, chi si trova di una maniera e chi si trova di un'altra. Benissimo, comunque... quasi tutti gli omicidi è così, caro dottore, a me voi dite perché a voi state, però nessuno vi toglie, da una parte o no, è vero. Nessuno mi toglie, perché? Perché io purtroppo, essendo che stavo vicino a Carmine Alfieri, e allora secondo me si hanno preso questo pallino in testa di mettermi in mezzo a tutte queste cose. 25 settembre dell'82, stesso omicidio, Catapano Antonio, questo è un omicidio che è avvenuto a Terzigno. Questo è un omicidio, questo Catapano usava una macchina blindata proprio perché aveva paura di essere ucciso. E allora si ricorre ad uno stratagemma, perché si prende un camion, un autocarro, per sbarrargli la strada, per scassare questa macchina blindata con un incidente stradale e poi ammazzarlo. Questo camion doveva essere guidato, secondo sempre questo... L'ho guidato io. Lo guidava lei,
questo suo fatto, cioè, effettivamente di facile su Gesù, camionista, cioè lei aveva... Vabbè, ma dottor... Tutti ma dicono bravo a guidare i camion, per la verità. È vero questo almeno può essere vero. Era bravo a guidare i camion. I camion? Ma io non li guidavo da un sacco di tempo. Vabbè, qua stiamo parlando 82, sono 12 anni fa. Ma non li guidavo io da ragazzo, perché poi quando avevo avuto i camion dopo, c'avevo gli autisti, dottor. No, è vero questo. Quindi anche questa è un'altra accusa. Accusa falsa, 25 settembre 82. Ma dottor, voi li potete... No, io ve le ripeto velocemente, li solo elencate per... tutto. Io omicidi non ho fatto nemmeno. Perfetto. Gennaio 83, Roma, l'omicidio di Vincenzo Casillo, un irone. Lo so. Gli appuntamenti presi a Roma, Cillari, lei l'ha mai conosciuto, Cillari? Mai. Era stato preso l'esplosivo, Miranda e Galasso poi l'avrebbero confezionato, un gruppo tra cui lei è andato a Roma per piazzare per questo esplosivo e per uccidere questa persona. Falso. Ma per l'amor del cielo. Ma là c'era anche Galasso in questo omicidio. Come? C'era anche Galasso. Non è andato lui a Roma. Non è andato a Roma, no. Eppure ce l'ho accusato io. No, Galasso, come dire, conosceva... Ho capito perfettamente. Poi ci sarebbero altre persone, per esempio Cuomo è andato a Torino a ritirare l'esplosivo che poi sarebbe stato utilizzato. C'è il problema, insomma, quelle persone che la radio ha detto nella notizia che non si sapeva chi era morto, per cui c'era un certo allarme. Vabbè, tutta una questione, ma in questo momento... Tutte cose che riescono a mettere proprio insieme questi discorsi. Questo. Nel 1983, passiamo a Cardito, viene fatto un tentato omicidio, un agguato a Mauro Marra e Pasquale Scotti. Qua era presente anche Delli Paoli, anche altri. Allora era una guerra che si cercava di colpire questo Scotti. Anche questo, credo. Quante persone c'erano, dottor? A questo agguato? In questo agguato? In questo agguato c'era Angelo Moccia, Galasso, Ettore Miranda, Ferdinando Cesarano, Angelo Visciano e Delli Paoli Andrina. Angelo Visciano sarebbe il viscianese, non so, Ucravariel. Non lo so, c'è professore. Però. Quello di Bosco Reale. Dottor, e quante persone erano, avete detto? Qua saranno 7-8. Ma come fanno a ricordare queste persone perciò di un fatto di 12? E perciò vede che ci può essere. Io non lo so. Perciò vede che ci può essere qualche discrezione. Una volta di fronte ad una contestazione che è stata fatta agli esami, quindi è pubblica, gli si disse a Galasso, dice, guardi che ci può essere lei. Cioè questo era un fatto che queste persone, secondo me, no? Se fossero vere queste cose, se li elencavano perché avevano già intenzione di fare i banditi. No, le dicevo questo per 15 anni fa. No, ma io non mi ricordo, cosa di 3-4 anni fa. Le dicevo che di fronte ad una contestazione di questo tipo, di qualche errore che era stato fatto nell'omicidio, Galasso, usando un paragone sicuramente improprio e sicuramente esecrabile, disse, guardi, è come quando si fa un'operazione di polizia giudiziaria. Io mi posso ricordare il colonnello e l'ufficiale che comandava l'operazione, ma poi dei militari che è chiaro che posso, se lei mi chiede una perquisizione di 10 anni fa, posso fare l'errore su qualcuno che ha commesso. Bene, evidentemente qui le si attribuiva il ruolo di colonnello, perciò tutti si ricordano. Va bene la bocca, Galasso. Dunque, poi abbiamo a Fragola e Casalnuovo, 12 luglio 1983, l'omicidio di Pasquale Marra, che sarebbe il fratello di Mauro Marra. Questo è un omicidio fatto anche per vendicare la morte del fratello di Delli Paoli, che sarebbe stato ucciso da questi Marra. E qui, anche qui, insomma, ci sono diverse persone presenti. O 1983. Poi abbiamo questo un altro omicidio di cui si è parlato molto in questo processo, arriviamo al 28 settembre del 1983, guarda sono passati pochi mesi e già siamo a 8 omicidi, e questo è il Carnevale e Grazioso, quell'omicidio di quelle due persone che sarebbe stato fatto presso un cantiere di Luigi Romano per fare da agguato a Pasquale Scotti che stava facendo l'estorsione. Queste persone sarebbero state prese con simulando dei labbeggianti e delle palette, quindi un'operazione dei carabinieri, poi vengono prese e portate a Piazzolla di Nola, torturati per sapere dove si trovava Pasquale Scotti e per poterlo uccidere, poi vengono strangolati, poi portati verso Ottaviano e gli viene dato un colpo di grazia per dare un affronto a Cudolo per questa vicenda. C'è un particolare
agghiaccianti che ha riferito al dibattimento, mi pare, degli Paolici, perché furono strangolati e non uccise subito, perché nella masseria ci stava pure la mamma di Carmine Alfieri, per cui non si poteva correre il rischio di svegliarla, per cui decidemmo di strangolarle queste persone. Anche questo è un'accusa. Sono tutto chiacchiere. Bene, allora, poi invece, sempre nell'83, a dicembre, ci sta l'omicidio di Napolitano Bifulco Giovanni. E chi è questo? E questo credo che uno, se io non ricordo male, perché posso fare confusione, tra i Bifulchi, uno soprannominato Bisonte. Che qua fu fatto l'appoggio presso uno che si chiamava Boccia Gennaro. Questo è un omicidio che ha commesso pure Agostino Caudino e Martino, il fratello di Galasso. E, sia Martino sia Domenico Galasso, insieme a Laio, la Cuomo, qua c'erano proprio tutti, quindi qua era una riunione di queste persone che hanno fatto storia. Vabbè, poi di questo ne ha già parlato, arriviamo al 10 giugno 84, l'omicidio a Poggio Vallesana di Ciro Nuvoletta. Su questo ci sono state delle indicazioni molto precise, lei ha detto, Cuomo a dibattimento, Autorino stava in macchina con me, lui scese subito all'ingresso perché non so, era un'azione in grande stile militare, poi ci raggiunse in un secondo momento quando noi uccidemmo Ciro Nuvoletta che stava davanti alla prima delle palazzine dei Nuvoletta. Vabbè, ma anche questo ha detto completamente infondato. Poi abbiamo giugno 84 l'omicidio di, questo è Limelli Luigi e Vangone Antonietta, la moglie, questo è precedente al fatto della strage di Torre Annunziata, anche qua viene uccisa questa donna che non ci azzeccava proprio niente, e anche qui ha partecipato Cuomo, c'è stato anche Giovanni Procida, vabbè, Ferdinando Cesarano ed altro. Poi arriviamo a agosto 84, agosto in questi anni è un mese terribile, perché nel mese di agosto dal 1984 in poi, strage di Torre Annunziata. Qui ci sarebbe un pullman che è stato rubato proprio da Cuomo a San Marcellini, in Calabria, pullman che fu sistemato a Piazzolla. Viene fatto uno studio molto approfondito, perché per arrivare a questo circolo dei pescatori non bisognava dare nell'occhio, perché Gionta sparava dopo quello che era successo a Poggio Vallesana. E allora, siccome lì passava un pullman ogni quarto d'ora, del pullman di linea, si prende un pullman proprio per evitare di non dare nell'occhio e di evitare che le persone potessero reagire vedendo delle macchine o delle persone sospette. E lei doveva, secondo le indicazioni che hanno dato questi pentiti, si trova proprio alla guida di questo pullman quando si va a fare questo assalto a Torre Annunziata, dove muoiono un sacco di persone, si spara veramente all'impazzata. Ma su questo lei ha detto... Questa è una bella telenovela. No, lei questo ha già detto che stava all'isola d'Elba. Poi ce n'è un altro, 5 maggio 85. Questo sarebbe l'omicidio dei fratelli Francesco e Umberto Giuliano, Gigione, indicati come il capozone di Cutolo nella zona di Nola. E questo è il famoso omicidio, secondo le indicazioni che hanno dato, in cui per osservare il passaggio di queste persone, per fare da base, per evitare che solo lei si sarebbe travestito da donna, si mise la parrucca che tutti si misero a ridere. Perché se questa è una faccia di donna qua. Perciò era un'attività di pedinamento, di osservazione in macchina. Cioè Calasso, se potesse mettere una bella parrucca là, perché non varesse una signorina. Può darsi che se l'è messa qualche altra volta. Sì. Poi abbiamo 4 giugno del 1987, e questo sarebbe l'omicidio di Nuzzo Raffaele, Auriemma Antonio. E anche qui, vabbè, una serie di persone presenti. Questo è un altro omicidio brutto, 30 gennaio 88. 30 gennaio 88... sono Balletta Domenica e Fogli Irene, anche questa è una povera donna incinta che fu uccisa. Balletta Domenica sarebbe il mio guaglino, qui aprì la concessionaria di una Fiat, non mi ricordo, insomma una concessionaria di autovetture a Pomigliano d'Arco, e all'inaugurazione di questa concessionaria ci fu questo omicidio, e lei viene indicato proprio da Carmine Alfieri come il partecipante a questo comando di morte. Velocemente vado avanti, 87-88 abbiamo il tentato omicidio di Egizio Antonio, poi l'omicidio di Dalisa Antonio e Fico Angelo, poi abbiamo a Sant'Antonio Abate il 4 luglio dell'88 l'omicidio di Luigi Aniel Rosanova, sarebbero i fratelli Rosanova, poi a Marighianella 27 settembre 88, questa, anche questa è una pagina di questo processo particolare,
l'omicidio di Michele, Carlo e Carmine Pizza, i fratelli Pizza. Lei sa che questa è una vicenda che poi tra l'altro ha cagionato anche la morte di Tufano, la camera d'aria, per quello che è successo dopo. E su questo, per esempio, Alfieri ha esternato al Tribunale il suo rammarico, perché questo sarebbe l'unico omicidio, secondo Alfieri, dove sarebbe morto un innocente, perché uno dei due fratelli non doveva essere ucciso, ma proprio per le modalità operative che furono affidate a lei, cioè di tirare queste persone in un agguato, di prendere un appuntamento, queste persone arrivarono a tre sull'appuntamento e nonostante questo io non ucciso pure il terzo che non c'entrava proprio niente. Anche questa è una vicenda proprio... Poi abbiamo la morte di Russo Luigi 3 agosto 89, la morte di Vitiello Alfredo 28 agosto dell'89, poi arriviamo a 2 ottobre 89 la morte di Orio Mario e Tuccillo Gennaro, poi la morte dei fratelli a Bagnale a Sant'Antonio Abate il 9 giugno del 1990, poi anche questo è un omicidio bruttissimo. Mercurio Gaetano e la sua compagna, la sua convivente, una extracomunitaria, non so di preciso, dicono una donna molto bella, che si chiamava Batula Alim Minun. Vedete, questo... ho letto le carte, questo omicidio, quell'altro bandito, non mi ci metto. Sì, ma dice che questa donna, praticamente, questi furono sequestrati sull'autostrada. Diciamo che è un fatto di sciocchezza, perché qua me ne accusano un sacco, è vero. Poi abbiamo 20 febbraio 91 la morte di Langella Pasquale, 8 marzo 91 il tentato omicidio di Langella Giovanni, poi abbiamo altri due omicidi molto brutti, 7 agosto del 1991 Peppe Ruocco e Sarmina Domenico, dove rimase ferito Somma Salvatore. E su questo diciamo ci sono, è stata fatta l'udienza preliminare ieri, quindi lei lo saprà, e su questo ci sta questo problema, cioè è la prima volta che si decide di uccidere un uomo del gruppo storico, di questo famoso gruppo di amici. Peppe Ruocco si decide per volontà di Alfieri di ucciderlo, viene ucciso anche Sarmino Domenico, questo Somma Salvatore, questo tentò di scappare, poi fu raggiunto dalla macchina, qualcuno rimase pure con i pantaloni sporco di sangue. Andò a casa di Galasso, che era latitante nella zona di Piazzola, a cambiarsi il pantalone perché c'era l'esigenza di correre subito a casa di Peppe Ruocco dal padre per portare le condoglianze, proprio per evitare che si potesse sospettare che qualcuno degli amici avesse partecipato all'agguato. E poi il 14 novembre del 1991 l'omicidio di Antonio Malvento, è già stato detto questa cosa prima, quindi queste sono alcune delle accuse che sono state mosse nei suoi confronti, non mi interessa da altre persone, da Alfieri Carmine. Allora, che cosa voglio dire, cioè qui se fosse vera l'1% di queste accuse è una cosa qua adesso non c'entra un fatto processuale o meno. È una cosa terrificante, cioè proprio una cosa. Allora, lei, come dire, difendendosi, come si può far capire che cosa è successo? Ma io, carissimo dottore, come faccio a tutti questi alibi? Io posso dirle solo che sono innocente, ecco, vedo. Io un solo alibi e gliel'ho detto. Lei può chiamare pure a testimoni il figlio di Carmine Alfieri, al che ci mandisce il padre, o magari lo sanno loro quello che fanno. Senta, ma a proposito del fatto di Malvento, qui è un'altra cosa che è stata detta al dibattimento, forse lui e lei è l'unica persona che lo può chiarire. Ma lei per caso aveva un soprannome, qualcuno l'ha mai chiamata maestro? Che mi risulta no. No, c'era qualcuno che aveva un appellativo di questo tipo? Non lo so. Dottor, ma io non le conosco queste persone. Lei ha mai chiamato Alfieri con un appellativo di questo tipo, per esempio, maestro? No. Senta, e a proposito di un altro, questo proprio è un'imputazione di questo processo, queste famose armi del 13 dicembre 91, il covo di Saviano, il fatto che lei prima ha spiegato le chiavi che aveva avuto il suo fratello, eccetera. Io vorrei che lei spiegasse al tribunale una sola cosa. Prima, sì. Queste armi di chi erano?
Io non lo so di chi erano queste armi. Perché vedi, su queste armi... Però mie non erano, vedi. Ecco, su queste armi è successo questo, se lei può chiarircelo. Queste armi, nell'immediatezza dell'arresto, Alfieri Gennaro si accusò di queste armi e disse, queste armi sono mie. Poi, invece, sono cambiate le cose, è successo, è arrivato al dibattimento, no, non è vero, queste armi erano di Geppino. Il quale Geppino, cioè lui dice compare Geppino, una persona con cui mi dava rispetto, mi mandò un'ambasciata in carcere per dire di accusarmi. Scusate, io mandavo l'ambasciata a Gennaro, no, non ce la potevi mandare allo zio, scusate. E perciò dico, chiariamolo una volta per tutte, se armi di chi erano. Ma scusate, ma è mica nipote a me, è nipote Alfieri. Alfieri, diciamo, come dite, è il capo. L'ambasciata chi ce la può mandare, lui o io? Ma Alfieri ha detto... che lui aveva affidato a lei questo nipote, cioè ha detto proprio testualmente così, io l'ho affidato a Geppino. Sono tutte chiacchiere, io l'ho detto già prima la versione perché di Gennaro. Guardi, poi c'è un'altra cosa particolare da cui... In questo appartamento c'erano due camere, una camera è quella, diciamo, di Alfieri Gennaro. Dove innanzitutto le voglio dire una cosa, io Gennaro Alfieri, se dovevo stare con me, non me lo tenevo assolutamente, perché è drogato, si punge nella tena. E a quel punto io non lo potevo mettere a mangiare a tavola con me, a quest'altro giornale Alfieri, tanto per dirlo. E allora a questo punto, vedete come sono tutte chiacchiere queste cose, quello che dice Carmine Alfieri, quello che dice... Perché, le dicevo, in questo appartamento, parliamo un attimo dell'appartamento, c'era una stanza dove stava Alfieri il giornale, e va bene. Poi c'era un'altra stanza, in questa stanza furono trovati dei vestiti che si dice che possono essere i suoi, ma potrebbero anche non essere i suoi, non ci interessa. Però fu trovata una carta d'identità falsa, sì, con la sua fotografia, era la mia. Un codice fiscale, il suo, fu trovata delle armi, queste armi che non saranno sue, e fu trovato, questo è interessante, un verbale di interrogatorio. Di chi è sto verbale di interrogatorio? Era mio. Mo glielo dico io, no? Il verbale di interrogatorio era del coimputato di Alfieri Gennaro, un certo Librera. Alfieri Gennaro era il morto, la marca Salvatore, giusto? Alfieri Gennaro era accusato di un omicidio ed era latitante. E lui stava in trattative, diciamo, aveva già segnalato all'autorità giudiziaria di volersi costituire. Però prima di volersi costituire, qualcuno ha acquisito il verbale di interrogatorio del suo coimputato, nel quale verbale di interrogatorio lui si accusa di questo omicidio, diciamo, scagionando questo Alfieri Gennaro. Allora, questo fatto di trovarlo in questa stanza che si assume di sua pertinenza, cioè di Geppino Autorino, e il fatto che Alfieri ha detto io l'ho affidato a Geppino, qua si potrebbe, in ipotesi, sostenere che uno lo prende sotto protezione per curargli la latitanza, gli assicura, diciamo, che c'è stato un altro che ha confessato l'omicidio e che ha acquisito il verbale della confessione di questi, dice vabbè, mo ti puoi costituire, insomma, vabbè, lei ha capito, cioè sembra una cosa d'accordo, ancora più grossa, ma queste sono idee vostre, però, dottor Weber. E perciò qualcuno dice queste cose. Alfieri Gennaro dice non l'ha pigliato sto verbale. Alfieri dice non l'ha pigliato. Alfieri Carmine non l'ha pigliato. Qua qualcuno l'ha pigliato e l'ha portato in giro. All'infuori di Alfieri Gennaro, chi l'avrebbe potuto prendere questo? E me, era forza sua di Alfieri Gennaro, dopo che lei ha detto quello che ha detto di Alfieri Gennaro. Era capace io non di lo so. A prendere un verbale processuale di un altro processo, ma qualche familiare suo tramite gli avvocati, roba, qualche familiare suo, ma non io, però gli avvocati, scusate, non l'avvocato, io parlo qualche familiare che l'abbia preso dall'avvocato e gliel'ha portato a vedere. Ho capito. Senta, per cui io di Alfieri voglio dirle una cosa. Io Alfieri l'ho preciso ancora un'altra volta, l'ho detto già prima. Lo incontrai in campagna, già ero stato in quella casa io, un paio di giorni prima, e lo incontrai in campagna. Al che lui dice, si stava a coricare veramente in qualche casetta, io me ne andai, e dico, no, Gennaro, io già stato a tale casa per una sola notte, però là non è buono per me. Per quale motivo? Perché quella casa distava all'incirca un 100-150 metri da casa mia, e a volte i guardi, diciamo, i carabinieri, la polizia, giravano spesso di là e dice io me ne devo andare di qua.
Una sola notte feci il sacrificio, però non dormì nemmeno, e me ne andai. E questa è la pura e semplice. Al che lui mi raccontò il fatto dell'omicidio che era successo. Siamo stati all'incirca 3-4 ore insieme in campagna. E dell'omicidio lui mi ha raccontato che era innocente lui, che era stata veramente quella marca ad ammazzare a quella. Poi questo me l'ha raccontato e glielo posso dire, glielo posso giurare su questo. Quindi su quello che c'era questo appartamento, sì. Poiché, come dire, sicuramente suo fratello non c'entra, sarei venuto... Ma non provo a disgraziare. E perciò l'ho detto, sua moglie, seppure c'è venuto, sicuramente non c'entra. Le armi potevano essere o sue o di Alfieri Gennaro. Alfieri Gennaro dice che erano le sue, che lei ha detto di accusarlo, adesso l'accusa pure Alfieri Gennaro, cioè non bastava Costantino là, non bastava Cuomo, non bastava Calasso, non bastava anche Alfieri Gennaro adesso l'accusa. E che ne so io, mi accusa pure Alfieri Gennaro, che devo dire, mi accusa, ma che mi accusa, come si fa a dire che le armi sono mie? Alfieri Gennaro deve dare una benissima descrizione, poi non lo so. Va bene. Senta, un'ultima precisazione, lei ha già detto su Ruggiero Costantino. Cioè, Ruggiero Costantino praticamente faceva il lotto per suo conto. Sì, ma Ruggiero faceva il lotto per mio conto, ma lui, Ruggiero, l'ha anche precisato al processo, al signor Presidente qua, mi sembra. Cioè, che cosa? Che faceva il lotto. Ah, sì. No, questo le dico perché... Sempre Carmine Alfieri, io solo di lui parlo. Sì. Sempre Carmine, ma voi parlate di chi volete. No, sempre Carmine Alfieri ha detto, dice, io avevo avuto qualche voce che questo Costantino faceva la droga, si parlava, c'era qualche voce, eccetera. E io diverse volte ho chiamato Geppi, ho detto, compare Geppi, ma qua si dice queste cose, io sono con... Ma non è per caso... Ma scusa, un'altra cosa vi voglio dire. No, io garantisco io, perché questa è una persona mia, insomma. Non... Io penso che Costantino, penso, ma sono quasi sicuro che Costantino... Poi io ero latitante, lui magari non lo vedeva, se faceva qualche cosa, io non lo posso dire. Ma senz'altro che io so che non ha mai fatto questa roba. C'è la droga. Non l'ha mai fatto. Senta, l'ultimo argomento. Tante cose che sono successe. Comunque, dottore, volevo dire una... Ma Alfieri mi chiama compare Geppino a me. Sì. Adesso. E prima come l'ha chiamato? Che ne so io. Questo compare dove esisteva prima? Cioè, prima come l'ha chiamato? Prima. Quando veniva a casa sua, lei lo favoreggiava ospitandolo nella... Ma prima mi chiamava Giappino, basta, non è che... Va bene. Allora, dicevo, in questo processo si è parlato purtroppo di cose molto tragiche, di tanto sangue, di vicende terribili che sono successe in questi anni. Ma si è parlato anche di tanti soldi, di tantissimi soldi. E Alfieri ci ha detto, dice, noi non facevamo droga. Questo l'ha detto pure Laura e tante altre persone, perché non ne avevamo bisogno, perché attraverso le percentuali che prendevamo sulle tangenti, sugli appalti, sulle imprese, e lei prima ha detto che magari due volte solo in vita sua, però qualche soldo... Sono gli ultimi anni due volte. Anche in questo caso, qui si è parlato proprio di una marea di soldi. Tanto sapeva il figlio i soldi. E dove sono andati a finire questi soldi? Io non lo so tutto. Perché Alfieri dice che questo famoso gruppo li divideva. Pure Cuomo dice che addirittura sulle tangenti che si prendeva a Salerno a Scafati venivano prima indicate da Alfieri. Alfieri stabiliva le parti che dovevano essere fatte, perché pure al gruppo storico andavano le percentuali sulle tangenti a Nocera, a Pompei, a Scafati. Cuomo ha detto che quando dava i soldi li dava davanti a me. Questo non glielo avete detto. Domandatelo bene a Cuomo. Sì, dico, ma allora tutta questa marea di soldi, poi chi l'ha presa? Cioè il gruppo storico divideva, lei ha saputo mai niente, non so, cioè che fine hanno fatto? Lasciamo stare questo gruppo storico, perché io non c'entro in questo gruppo storico. Io l'ho detto già prima, magari questa marea di soldi a me non mi spettavano. Poi lo Alfieri con chi divideva o me. Okay. Senta, un'ultima domanda. Ma secondo lei,
è finito un determinato periodo della nostra vita, della nostra società o no? Cioè, non ho capito. Cioè, di tutte queste cose che abbiamo parlato in questo processo, in 10 anni di tanto sangue e di tanti soldi, cioè oggi la situazione può essere diversa o no? Io questo non lo so, dottore. Io sono la bellezza di 4-5 anni che sono latitante, no? E io stavo un po' all'infuori del mondo per cercarmi di riparare dai carabinieri, dalla polizia e tutto. Ecco. Va bene, grazie Presidente.